Gli spari al culmine di una lite familiare. Irene Margherito è morta così, uccisa dal cognato davanti agli occhi di suo figlio, colpita da un proiettile esploso dalla pistola detenuta illegalmente da Adamo Sardella, 55 anni, fratello del suo defunto marito, ferito l'attuale compagno della donna. Scene da Far West riprese anche dalle telecamere di videosorveglianza della zona, una in particolare di un'azienda che avrebbe cristallizzato quegli istanti di paura. È accaduta a Mesagne, Brindisi, domenica pomeriggio. Irene, 47 anni, due figli, in gravissime condizioni, è stata ricoverata in rianimazione all'ospedale di Brindisi, ma non ha retto a quella ferita alla testa. Ci sono punti da chiarire in questa aggressione, a partire dalla matricola brasa della pistola dalla quale sarebbero stati esplosi tre proiettili e della katana fantasma, una spada giapponese che il compagno di Irene avrebbe usato per difendersi, katana trovata poi in un campo poco distante, detenuta illegalmente, per la quale l'uomo è stato denunciato. Il perché della lite e di tanta furia ora è al vaglio degli inquirenti, che stanno ricostruendo ciò che è accaduto nei pressi della complanare della statale 7 che collega Brindisi a Taranto, dove Irene è stata uccisa. Dai primi riscontri alla base ci sarebbero vecchi dissidi e rancori tra famiglie e un rapporto teso tra madre e figlio. C'è chi ipotizza che proprio il nuovo compagno della vittima fosse motivo di tensioni. La famiglia del primo marito, il padre dei suoi due figli, non accettava la nuova relazione, non accettava che lei potesse rifarsi una vita. Irene, addetta alla sicurezza nelle manifestazioni pubbliche, e il cognato si sarebbero scambiati alcuni messaggi fino a poche ore prima dell'appuntamento, dove poi sono stati esplosi colpi di pistola. Sembrerebbe che il figlio della 47enne fosse in auto con lo zio, che ora si trova in carcere, convalidato stamane l'arresto per omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Irene e il compagno erano a bordo di un'altra auto, poi l'incontro, la lite e gli spari. Da quanto ricostruito, anche il figlio di Irene avrebbe tentato di fermare lo zio inutilmente. La sua posizione è al vaglio di chi indaga, da capire se sapesse delle intenzioni di Sardella. Sono stati sequestrati i telefonini e i video delle telecamere di sorveglianza, perché sono nei frame dei filmati molte delle risposte per ricostruire la dinamica di una lite finita nel sangue. Solo una cosa e basta, sì. Solo una cosa, di dire a tutti gli amici di quelle persone: la bocca se la devono chiudere, che mio marito non è un mafioso, è uno che si fa i c***i dalla mattina alla sera per portare avanti la famiglia, e no che è diventato un mafioso per tutti gli amici, e ora gli stanno, scusando l'espressione, gli stanno leccando il c***o a quella donna, e mio marito è diventato un vigliacco, lo stesso pure io, non fa niente, devo camminare con la testa alta, ma mio marito ne uscirà orgoglioso di lì dentro, orgoglioso, orgoglioso ne uscirà mio marito, perché quando sono arrivata mi ha detto mio marito: e allora è finita tutta, la vipera in casa non c'è più, non c'è più la vipera in casa, perché lei ce l'ha fatti tanti, per 35 anni lei, e poi quando è cresciuta la figlia pure la figlia, devono marcire. Oggi sto vedendo lei seppellita. Giuseppina, mio marito ne uscirà con la testa. Ma è tua sorella, Giuseppina. Non mi interessa, non è sorella, è una vipera. Basta così, basta. Mio padre, sia per noi che per gli amici, per il vicinato, rimarrà sempre ed esclusivamente mio padre. Conosco benissimo mio padre ed è un pezzo di pane veramente. Hanno fatto cacciare fuori la rabbia di un buono, e quando esplode un buono sono queste le conseguenze, purtroppo. Io le definisco barzellette che si possono sorvolare, però poi portate a lungo ogni giorno, arrivi al punto che dici: devo mettere un punto, perché basta. Sparando in testa una persona? Sparando in testa, questo no. Che è successo? Anni e anni di cattivo sangue nei confronti della famiglia, di mio padre. E alla fine non ce l'ha fatta più. È scattato quell'input nel cervello che non doveva mai scattare. L'hanno portato proprio al limite dell'esasperazione. Quella gente che è brava a ingannare le persone, a farsi credere bella avanti a tutti. Tu l'hai perdonato tuo padre? Io? Ma mio padre non sono neanche arrabbiata io, perché quello è mio padre. Io vivo per lui. E tua zia l'hai perdonata? Non lo so. Tu sei dalla sua parte? Lui è la mia vita. Io vivo per lui, per mio fratello, per mia madre, per Alessandro. Quello è il mio fratello più piccolo, io vivo per loro.
Mamma, ti prometto che ti farò giustizia. È un grido disperato quello di Natalia Sardella, la figlia di Irene e Margherito, la donna morta in ospedale 2 giorni fa, colpita alla testa da un proiettile sparato dal cognato. Un grido di dolore e di rabbia che lancia sui social, nella sua pagina, piena di foto con la mamma e di parole d'amore per lei. Mamma, svegliati, ti prego, Marcello ti aspetta. Aveva sperato fino all'ultimo e non si dà pace a Natalia per una morte così assurda della sua mamma. Le aveva chiesto di svegliarsi, di darle un segno, di non lasciarla sola. Una mamma giovane che aveva solo 47 anni, a cui era molto legata e che presto sarebbe diventata nonna. Marcello, il nome del nipotino, il figlio di Natalia, che Irene non conoscerà mai. Mamma, ma che hai fatto? Te ne sei andata? E tuo nipote? È di un giorno fa questo post. La foto, abbracciata alla mamma nel giorno del matrimonio, il giorno più bello, l'abito bianco e le rose. Natalia si era sposata ad aprile. Quando ti senti sola. Poche ore fa, questo video, un cuore spezzato e tante lacrime. Quando ti senti sola, una canzone dolce e triste che forse le cantava la mamma. E mo chi me la canterà adesso? Ma non lo dovevi fare, scrive Natalia, hai lasciato il nostro nido e sei volata sola. Un rapporto stretto con la figlia, ma anche con il genero, che qualche settimana fa aveva dedicato alla suocera di Irene questo video. Non ti ha potuto chiamare mamma, scrive Natalia, ma era un suo desiderio. Infine l'estremo atto d'amore di Irene, che aveva espresso la volontà di donare i suoi organi, salverà altre vite e continuerà a vivere in loro. Fino alla fine, scrive Natalia, vivrai nei corpi di chi ha bisogno.